Nonostante le mascherine che coprono il volto, nonostante il suono delle sirene dell'ambulanza, l'inno d'Italia risuona nel sabato mattina prima della Pasqua davanti all'entrata del pronto soccorso dell'ospedale di Padova. A cantarlo tutte le autorità cittadine, il sindaco, il prefetto, il questore, i comandanti di carabinieri e finanza. Un gesto d'affetto per i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che dal 21 febbraio, data in cui è scoppiata l'emergenza coronavirus, sono in prima linea per salvare le vite. L'omaggio con le sirene spiegate delle auto d'ordinanza e l'applauso che ha il valore di un abbraccio della città ai suoi medici angeli custodi. Significa abbracciarci tutti idealmente intorno ad un progetto che ci deve vedere sempre di più orientati a fare il bene per la nostra cittadinanza. Le parole del primario del pronto soccorso Vito Cianci, che ha ringraziato le forze dell'ordine, le istituzioni e tutti i cittadini per aver fatto sentire medici e infermieri il calore della comunità. Questo per me e soprattutto per chi lavora qui dentro è una grossissima sferzata di fiducia che rinnova le energie e aumenta, laddove ve ne fosse necessità, l'entusiasmo e la voglia di andare avanti facendo esattamente il nostro dovere e continuando a rendere al massimo possibile il nostro impegno, il nostro intervento. I numeri oggi sono confortanti, ma non bisogna abbassare la guardia per non vanificare gli sforzi fatti fino ad ora per contenere i contagi. Parlerei di educazione in senso lato e quindi anche educazione sanitaria che sta producendo i suoi risultati. Certo, le cose stanno migliorando, però qui non stiamo per lanciare ditti o per lanciare proclami. Quando ci viene detto che dobbiamo perseverare e continuare su questa strada, vuol dire che questo è quello che noi dobbiamo continuare a fare.